Siamo a Recanati per la sesta edizione del Giro delle Marche in Rosa. Questa è la prima prova, quella contro il tempo, su un circuito cittadino di 3 km. Dunque torna in scena questa bella manifestazione organizzata dalla società cicloamatori Ofida e dalla Born to Win. Saranno in tante le ragazze oggi all'opera nella gara contro il tempo per conquistare la prima maglia rosa di leader della classifica. Poi ci saranno altre quattro maglie, la bianca per le ragazze juniores nate nel 2004 nel 2005, la maglia blu del Gran Premio della Montagna, la maglia gialla che va alla migliore straniera e la maglia verde per la vincitrice dei traguardi volanti. Le ragazze si stanno preparando in Piazza Leopardi per quanto riguarda dunque questa cronometro individuale. È una prova che consegnerà dunque la prima maglia rosa e vedremo all'opera tutte queste ragazze e anche le tante straniere. Questa è una gara ciclistica nazionale e internazionale per la categoria Donne Open, questa per quanto riguarda la manifestazione odierna. Questa è la prima prova, ci sarà la seconda a Villa Musone in linea e la terza ad Offida sempre in linea. Ultimi preparativi anche da parte dei cronometristi che tra poco saranno chiamati a controllare i tempi da parte delle ragazze. Piazza Leopardi dunque si presta sempre come arrivo a questa bellissima manifestazione. Sono presenti il sindaco di Recanati Antonio Bravi e l'assessore allo sport Sergio Bartoli e dunque tra poco inizieremo a vedere le prime partenze di questo Giro delle Marche in rosa che lo scorso anno è stato vinto da Martina Fidanza, che proprio a Recanati ha costruito il suo successo vincendo la cronometro individuale e poi piazzandosi nelle ulteriori due prove che gli hanno permesso di indossare la maglia rosa conclusiva. E vedremo naturalmente quest'oggi le ragazze cosa potranno dare a questa manifestazione. Domani ricordiamo gara in linea, quella di Villa Musone, e poi domenica si concluderà il tutto ad Offida. Per quanto riguarda il circuito, la prima parte più leggera, la seconda più importante per quanto riguarda una gara, una città che è entrata di diritto nella storia della gota del ciclismo mondiale, perché nel 2010 ha organizzato Offida proprio il campionato del mondo juniores, bissato l'anno successivo dal campionato europeo juniores e under 23. Offida che ha avuto anche a livello organizzativo il trofeo Beato Bernardo, una internazionale per quanto riguarda gli juniores, e nel 2016 ha proposto anche una gara internazionale per quanto riguarda gli under 23. Qui c'è la riunione tecnica insieme ai giudici di gara. Ricordiamo anche che il direttore di corsa di questa manifestazione è Michele Bravi, il vice direttore Andrea Micheli. Queste sono le miss della manifestazione. I ragazzini dell'Associazione Ciclistica Recanati e della Recanati Back Team a corollario nel momento in cui si presentano le squadre quest'oggi qui sul traguardo di Recanati. E dunque tutto ormai pronto per quanto concerne la cronometro individuale che dovrà consegnare, questa la Valcana intanto, che dovrà consegnare la prima maglia rosa di giornata. Vedremo se come le ragazze interpreteranno la manifestazione. Avete visto inquadrata Miss Aurora, l'altra è Anastasia, che oggi sono volute essere presenti a questa manifestazione qui a Recanati, qui in Piazza Leopardi, per questa gara ciclistica nazionale e internazionale per la categoria Donne Open. Ricordiamo l'organizzazione, abbiamo parlato della Scout Fida, parliamo anche della Born to Win di Roberto Baldoni, che è la società che presenta proprio queste ragazze alla via. Born to Win Ziraf Ambedo, squadra alla femminile Open che ha partecipato a svariate manifestazioni nazionali e internazionali e che oggi si presenta a questa gara speranzosa di poter portare a casa un risultato importante. Intanto siamo con le prime partenze, la prima a prendere il via è Linda Ferrari della BFT Burzi, poi parte anche Arianna Bianchi della Isolmant Premac Vittoria, dorsale 96. Ancora partenze che si susseguono qui a Recanati, tra poco vedremo anche i primi arrivi. Intanto è partita anche Alice Carniato della Unione Ciclistica Ancoscio Pedale del Sile, partono ancora altre atlete e tra poco, dicevamo, le ritroveremo anche su quello che è il traguardo d'arrivo. Si parte che è ancora giorno, ma tra poco imbrunirà e Piazza Leopardi splenderà in tutto quello che è proprio il suo splendore, scusandomi per il gioco di parole.
Ricordiamo che a Villa Musone, nella seconda frazione, verranno assegnate anche le maglie di campione regionale Elite e Under 23. Siamo ancora con le partenze delle ragazze in questo momento. Questa è la dorsale 102, Alessia Sgrisleri, che parte in questo momento per affrontare la sua prova sui 3 km di gara. Intanto ci sono i primi arrivi sul traguardo di Recanati. È arrivata una ragazza col dorsale 105, si tratta di Elettra Paganelli. Arriva anche il dorsale 85, Anita Baima, 4:59.99. Poi Club Corridonia all'arrivo, dorsale 80, Laura Bardella, segna il tempo di 5:49.62. Arrivano ancora altre ragazze, questa con il dorsale 86 è Letizia Tasciotti. Inquadratura per le moto, sono in tante quest'oggi che devono scortare le ragazze nel circuito dei 3 km. Intanto inquadratura ancora in zona di partenza, e anche per il folto pubblico presente quest'oggi a Recanati, ancora partenze e arrivi. Questa che parte adesso è la dorsale 103, e poi via via partiranno anche tutte le altre atlete che andranno a completare la gara. Dorsale 103 era Asia Rabbia, della Laconigi Cycling Team. Siamo ancora in zona arrivo, in questo momento zona arrivo per le atlete che stanno per completare la loro prova. Siamo anche sul tracciato di gara in questo momento con Paola Tarolli, la portacolori del Team Gauss. Partenze e si entra subito nel tracciato di gara con questa manifestazione. Questa inquadrata è Francesca Sorgi della BFT Burzoni, maglia della Valcar, alla partenza con il dorsale 113, e via via partono un po' tutti. In questo momento si ravviva l'atmosfera qui a Recanati per questa cronometro individuale, prima frazione del sesto giro delle Marche in Rosa, gara nazionale e internazionale per quanto riguarda le donne open. Si parte ancora, questa è una rappresentante della Valcar, dorsale 120, Matilde Delle Case, Valcar Travel e Service, che parte in questo istante. Poi altre atlete che stanno per prendere il via, tra poco saremo anche più dettagliati sui tempi che stanno maturando. Si va dai 5 minuti, qualcuno scende anche sotto i 4. Intanto un atleta della Valcar chiude la sua prova, e il dorsale 119, stanno man mano chiudendo le prove tutte le ragazze. Intanto è arrivata Valentina Zanzi, dorsale 92 della BFT Burzoni, che ha fatto registrare il miglior tempo 4:43.05. È una ragazza juniores, Valentina Zanzi, miglior tempo 4:43.05. Intanto ancora le partenze per Valentina Trussardo della Ciclismo Insieme, ancora atlete della Valcar Travel Service in partenza qui a Recanati. Avete visto inquadrata Natalia Yefimova, giudice di gara. Ora con il dorsale 121, altre atlete, parte Giorgia Manzini della Valcar Travel Service. Intanto impegnate le atlete sul tracciato, sul ciottolato di Recanati. Avete visto inquadrata la dorsale 108, Irene Laudi del Team Gauss. Ecco altre atlete all'interno del tracciato di gara. Rimane per mano il miglior tempo quello di Valentina Zanzi della BFT Burzoni, Valcar Service sul traguardo, dorsale 121, Giorgia Manzini, 5:18.44 il tempo per lei. Arrivano altre atlete adesso con il dorsale 23, ha portato a compimento la sua prova Irene Affollati della Roma Italia Basso Baiano, 5:02.73 il suo tempo. Partono anche le ragazze della Bortwin Ziraf Ambedo, eccole sulla linea di partenza, il dorsale numero 10, è partita anche lei per quanto riguarda questa gara contro il tempo. Man mano si va riducendo il campo dei partenti in questo momento, ma rimane sempre miglior tempo quello di Valentina Zanzi della BFT Burzoni, ricordiamo 4:43.05. Intanto arrivano altre atlete sul traguardo, questa che è arrivata era il dorsale numero 13 sul traguardo di Recanati. Stanno arrivando ancora altre atlete, tra poco vi diremo anche qual è stata la classifica conclusiva per quanto concerne questa prova contro il tempo. Atleta della Bortwin Ziraf Ambedo, dorsale numero 10 all'arrivo, dovrebbe essere la Casasola. Poi arrivano altre atlete per completare quella che è la prova. Dopo le junior siamo passati adesso alle donne under e donne elite nel complessivo per quanto concerne quello che è il computo del tempo conclusivo in questa manifestazione.
che vede sempre Valentina Zanzi, BFT Bruzzoni davanti con il tempo di 4:43:05. Scende la sera su Piazza Leopardi a Recanati, ultime atlete che stanno completando la loro prova contro il tempo. Tra poco andremo con le classifiche, appena naturalmente partirà l'ultima, che sarà Francesca Pisciali del team Mendelspec. Intanto ancora Bortwin, Zira Fambedo alla partenza, dorsale numero 3 alla partenza per la formazione organizzatrice di questa manifestazione, e arrivi che si susseguono sul traguardo di Recanati. Ha concluso la sua prova adesso il dorsale 39, poi man mano arriveranno anche le altre. Stiamo completando anche le prove da parte di tutte le ragazze che sono impegnate in questa crono individuale, e allora andiamo con la classifica conclusiva. Ha vinto Valentina Zanzi della BFT Burzoni davanti a Sara Luccon dell'Unione Ciclistica Coscio Pedale del Sile, terza piazza per Alessia Zambelli della Isolmat Premac Vittoria, quarto posto per Anita Baima, poi Irene Cagnazzo. Valentina Zanzi vestirà dunque la maglia rosa di leader della classifica e ha anche conquistato la maglia bianca per quanto riguarda leader della classifica delle juniores. La maglia gialla va a Eliska Karnišova, Bortwin, Ziraf Ambedo, la maglia bianca come abbiamo detto a Valentina Zanzi. Poi le altre maglie per quanto riguarda questa manifestazione sono la verde che va ad Asia Zontone, mentre la blu dei Gran Premi della Montagna va a Beatrice Rossato. Adesso lasciamo spazio alle protagoniste e agli organizzatori e poi naturalmente ci tufferemo su quella che è la prima tappa in linea, la seconda di questo Giro delle Marche in Rosa, quella di Villa Musone di Loreto. Valentina Zanzi si aggiudica la prima prova della sesta edizione del Giro delle Marche in Rosa, quella a cronometro, la Recanati. Hai vinto, nonostante tu fossi una ragazza junior, vestirai sia la maglia rosa che la maglia bianca, una bella soddisfazione. Sì, è molto bello, considerando che comunque questa stagione è stata ricca di alti e bassi, quindi sono davvero molto felice della mia prestazione, e domani è un altro giorno, quindi cercherò di difendere al meglio le maglie. Com'è stato questo circuito cittadino di 3 km? È una breve crono? Breve, però comunque molto tecnica e abbastanza duro, perché comunque il ciottolato non è mai abbastanza facile, però mi piaceva come cronometro. Adesso sei pronta a difendere la maglia rosa fino alla fine, non sarà impresa facile, come ci proverai? Sicuramente cercherò di difenderla il più possibile anche con le mie caratteristiche, quindi vediamo cosa inventarci con la squadra i prossimi giorni. Sindaco Antonio Bravi, si è conclusa questa cronometro della sesta edizione del Giro delle Marche in Rosa, davvero una bella manifestazione oggi qui a Recanati, che si presta a queste gare contro il tempo brevi sul ciottolato. Sì, è una bellissima manifestazione, noi abbiamo dato questa disponibilità, credo che siamo ormai alla terza edizione qui a Recanati, e ci fa molto piacere ospitare questa gara. Credo che tecnicamente sia una gara molto bella, molto impegnativa anche per le partecipanti, quindi è una vetrina anche per la nostra città, mettiamo comunque a disposizione di tante cicliste che vengono un po' da tutto il mondo il nostro splendido centro storico, quindi va bene così, è sempre bello sostenere lo sport. Quest'anno Gran Fondo Leopardiana, poi la mountain bike, adesso il Giro delle Marche in Rosa, Recanati riscopre quello che è il ciclismo. Sì, abbiamo questa tradizione ciclistica importante. Abbiamo anche delle società ciclistiche qui a Recanati, quindi è bene che il Comune le sostenga, e d'altra parte, ripeto, uniamo l'aspetto sportivo a quello anche turistico e di promozione della nostra città. Assessore allo sport del Comune di Recanati, Sergio Bartoli, si è conclusa questa prima tappa della sesta edizione del Giro delle Marche in Rosa, il preludio in pratica una prova contro il tempo breve sul ciottolato, davvero una bella manifestazione che ha coinvolto tante ragazze ed è stata per Recanati una domenica di settembre molto importante, anzi un venerdì di settembre molto importante. Sì, direi che è andato tutto bene, e complimenti alle ragazze, che ho visto che non ci sono grossi distacchi fra le prime e le ultime, quindi vuol dire che il livello è veramente importante, e complimenti soprattutto a Roberto Baldoni che ha avuto l'idea di organizzarla qua a Recanati.
dicevamo con il sindaco prima, la Gran Fondo Leopardiana, poi la gara di mountain bike, oggi il ciclismo femminile a Recanati, ha riscoperto nel miglior modo possibile il mondo delle due ruote. Ma guardi, noi qui a Recanati penso che abbiamo all'incirca 7-8 manifestazioni ciclistiche, la prossima sarà domenica prossima, che è la Sarnano Recanati, e in contemporanea, perché noi non facciamo mai una cosa da sola, ci complichiamo la vita, abbiamo la festa dello sport qui in piazza. E io direi che a livello di eventi sportivi Recanati è sempre molto attiva. In questi ultimi 10 giorni abbiamo organizzato, mi sembra, 6-7 eventi, dalla Luve che è venuta a giocare a Recanati, la VL Pesaro, e la sfilata di auto d'epoca, oggi questa gara, quindi siamo sempre attivi e mi fa veramente piacere questo. Roberto Baldoni della Born to Win Ziraf, che organizza questo Giro delle Marche sesta edizione insieme alla società ciclomotori Offida. Oggi si è conclusa la prima tappa, la prova contro il tempo qui a Recanati, bella manifestazione, bel risultato, addirittura una junior che vestirà due maglie, sia la bianca che la rosa. Sì, effettivamente questa è una bella sorpresa, ma una bella sorpresa anche per tutto il mondo, diciamo, femminile, perché almeno così prendono atto che ci sono delle grandi giovani che vanno veramente forte. La nostra soddisfazione è quella di aver organizzato una bella manifestazione in questo splendido scenario nella città di Recanati, che è per il terzo anno che ci ospita, quindi siamo veramente veramente contenti. E domani torneremo in linea a Villa Musone, una classica oramai, per chiudere poi domenica d'Offida. Diciamo che i due circuiti finali sono comunque su città di tappa che oramai ci ospita da anni. Villa Musone ha una tradizione oramai cinquantennale, quindi siamo veramente contenti di essere presenti lì. Sicuramente domani c'è questa bellissima salita che seguirà praticamente un circuito iniziale da percorsi due volte, che lì non ti aiuta sicuramente, se non vai rimani dietro. Domani potrebbe cambiare qualcosa secondo te per la classifica generale? Sicuramente la maglia rosa sì, non me ne volete, ma la Zanzi è una grande velocista, molto forte, però non credo che contro atlete, diciamo, di alto livello a livello internazionale come la Zontone, la Rossato e anche la nostra Kranichkova, che possa mantenere domani la maglia rosa. E dopo la gara contro il tempo che ha consegnato la maglia rosa a Valentina Zanzi, siamo a Villa Musone di Loreto, questa è la seconda frazione, questo Memorial Benito Baldoni, prova valida anche per il campionato regionale Elite e Under 23, dunque oggi in linea su un tracciato di 6 km e 500 metri da ripetere 13 volte, che mette in palio i traguardi volanti al quarto, al sesto, all'ottavo e al decimo giro, poi si salirà due volte verso la salita della Dolorata, che è anche gran premio della montagna, due giri finali di 14 km e 750 metri, pronte a mettere a dura prova le gambe delle ragazze. Partiamo dunque con Valentina Zanzi in maglia rosa e vedremo se oggi l'atleta che ha vinto la gara contro il tempo riuscirà a fare bene. Avete visto la maglia bianca della Lucon inquadrata in questo momento, siamo prossimi dunque a quella che è la partenza anche di questa seconda tappa del Giro delle Marche in rosa, la seconda prova del Giro delle Marche in rosa, questo Memorial Benito Baldoni, e tra poco ci muoveremo con la carovana subito all'andatura importante per quanto riguarda oramai una classica delle donne, ovvero sia la Villa Musone di Loreto, che prevede un primo tracciato, abbiamo detto, meno impegnativo, saranno 6 km e 500 metri, ecco la maglia rosa di Valentina Zanzi, dicevamo 6 km e 500 metri da ripetere 13 volte, poi gli ultimi due giri di 14 km e 750 metri più impegnativi con i passaggi sulla salita della Dolorata, che saranno anche validi come gran premio della montagna. L'inquadratura per la leader della classifica generale, anche leader per quanto riguarda la junior, Valentina Zanzi, la vediamo inquadrata in questo momento insieme alle altre maglie che vanno a contraddistinguere questa manifestazione. Siamo pronti per partire, bandierina a scacchi in mano per Paolo Baldoni, il figlio di Benito Baldoni, fratello naturalmente di Roberto Baldoni, l'organizzatore di questa manifestazione. Siamo oramai prossimi alla partenza, servizio radio informazioni curato dal gruppo ciclistico Capodarco con Adriano Spinozzi e con Gaetano Gazzoli. Osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Benito Baldoni, pronto a questo punto Paolo Baldoni ad abbassare la bandierina a scacchi, stiamo per muoverci con 100 ragazze che stanno per prendere il via, sono 99 per l'esattezza, abbiamo detto 100 per fare il numero pari, si parte
Dunque adesso 13 giri pianeggianti da 6 km e 500 metri, poi gli ultimi due con la salita della Dolorata di 14 km e 750 metri, pronti naturalmente a fare la differenza. Siamo nella coda del gruppo, gruppo compatto che occupa tutta la sede stradale. Siamo al primo passaggio, possiamo dire gruppo compatto, anche se c'è un tentativo a 5 di poter evadere dal plotone, nulla di fatto per il momento. Il gruppo rimane sostanzialmente compatto, molto allungato, segno evidente anche che l'andatura non è blanda come si poteva prospettare. Ancora passaggio a Villa Musone per quanto riguarda gli sprint che andranno a caratterizzare i traguardi volanti. Il gruppo rimane compatto, nessuna nota da segnalare in questo primo tratto di gara, gara che sarà lunga abbastanza per essere impegnativa, 114 km. Intanto l'inquadratura va verso il numero 12 Noemi Locrezia Eremita, GB Junior Team Piemonte, poi arrivano altre atlete, si prova a comporre un tentativo di fuga, ma il gruppo è sempre in formazione compatta. Abbiamo visto anche Sara Casasola, contraddistinta dalla maglia del Bortwin Zira Fambedo, contraddistinta dal dorsale numero 11. Gruppo compatto ancora in questo tratto pianeggiante con Valentina Zanzi in maglia rosa. Vedremo cosa scociderà il gruppo e cosa cercherà di fare, soprattutto per dare uno scossone anche alla classifica generale maturata dopo la cronometro individuale che si è corsa a Recanati sulla distanza di 3 km che alla Zanzi ha consegnato sia la maglia rosa che la maglia bianca di leader della classifica, quella relativa alle junior. Intanto siamo ancora nel centro abitato di Villa Musone. Vediamo se questa qui è volata per quanto riguarda il traguardo volante, sì, è proprio così. Vediamo il passaggio al Villa Musone con Micheletto, Contarin e Pariasminuk che transitano nell'ordine in questo momento al traguardo, primo traguardo volante posto al chilometro 26. Intanto con le immagini siamo andati all'attacco, perché va all'attacco in questo momento Alessia Vigilia. Alessia Vigilia della Top Girl Fassa Bortolo, se ne va in solitario l'atleta che ha preso parte anche con la maglia azzurra ai recenti mondiali di Glasgow, se ne va in solitario, lascia la compagnia del gruppo Alessia Vigilia. L'attacco di questa ragazza che guadagna subito una ventina di secondi rispetto al gruppo. Dunque Alessia Vigilia va all'attacco a Villa Musone, dietro vediamo le altre atlete, Alessia Vigilia dorsale 73 della Top Girl Fassa Bortolo, va all'attacco, guadagna, siamo al passaggio a Villa Musone a 8 giri dal termine. 8 giri dal termine dunque con Alessia Vigilia solitaria al comando in questo preciso momento della contesa. Ha vinto anche il traguardo volante, eccola che transita ancora solitaria al comando. Il vantaggio inizia ad aumentare per Alessia Vigilia, siamo quasi vicini al minuto. Ecco il gruppo che sprinta per il traguardo volante di giornata con la Micheletto e poi con tutto il plotone che transita. Situazione dunque in questo momento dopo l'attacco, Alessia Vigilia solitaria al comando. Eccola inquadrata in questo momento, il gruppo non è lontano, sembra essere in recupero in questo momento della gara, aveva un vantaggio migliore in precedenza Alessia Vigilia, il gruppo però la tiene come si suol dire a bagnomaria e non per il momento la portacolori della Top Girl Fassa Bortolo rimane al comando. 5 giri al termine, ancora Alessia Vigilia al comando. Vantaggio che però stavolta aumenta rispetto al gruppo, aumenta il vantaggio di Alessia Vigilia, il vantaggio adesso è di 1 primo e 20 secondi per la battistrada che è protetta dalle compagne della Top Girl Fassa Bortolo. Adesso ha un vantaggio importante, pedala ancora bene Alessia Vigilia, questo è il gruppo che insegue la battistrada. Alessia Vigilia, ricordiamo, Top Girl Fassa Bortolo, ha partecipato ai recenti mondiali di Glasgow con la maglia azzurra, gruppo che è tutto allungato per cercare di riprendere colei che in questo momento è al comando della corsa. Eccola ancora qui, Alessia Vigilia che è ancora al comando, è una fuga da altri tempi quella che sta maturando per questa ragazza, fuga da altri tempi per lei che sta controllando anche il ritorno del gruppo aiutata dalle sue compagne di squadra. Si alza sui pedali, siamo nel tratto in salita al primo GPM della Dolorata per Alessia Vigilia, eccola che transita in questo momento. Vediamo cosa succede alle sue spalle, si forma un tandem dietro con Rossato,
e con Valtulini che transita a 30 secondi, poi arriva un altro segmento di 2, 4, 6 e 7 atlete che transita con un ritardo ancora più ampio rispetto alla battistrada. Dunque alla GPM, vigilia alla comando, Rossato e Valtulini a 30 secondi e poi un gruppo segnalato a un primo e 5 secondi. Gruppo composto da Casasola, Cagnazzo, De Grandis, Segato, Oro, Migliaschina e Missiaggia. Questa la situazione al momento. Qui si rimpolpa il gruppetto delle inseguitrici in questo momento, quindi cambia ancora la situazione alle spalle della vigilia. Si forma un drappello composto da svariate atlete. Sono 2, 4, 6, 8, 10, 12 atlete in questo momento ad inseguire colei che è al comando, ovvero sia Alessia Vigilia, Top Girl Fassa Bortolo, ancora nel tratto più duro della salita. Dietro prova a fuoriuscire alle sue spalle, attenzione, un atleta, dovrebbe essere Beatrice Rossato. Beatrice Rossato fuoriesce dal gruppo alle spalle della leader della corsa, Alessia Vigilia. Si fa fatica in questo momento, si fa tanta fatica su questo tratto duro, vediamo Gazzoli e Laura Hoffman, mentre siamo all'arrivo adesso, attenzione, siamo all'arrivo, è scesa anche un po' di pioggia, Alessia Vigilia va a vincere Top Girl Fassa Bortolo con il tempo conclusivo di 2 ore e 57 minuti alla media dell'area di 38.644. L'arrivo per Alessia Vigilia, fuga di 80 km per l'azzurra di Glasgow, davvero una grande prestazione la sua. Seconda piazza per Beatrice Rossato, Isolmant Premac Vittoria, che chiude con un ritardo di 45 secondi. Parte la volata per il terzo posto, volata a ranghi ridotti, che viene vinta da Sara Casasola, Bort Win Ziraf, davanti ad Alessia Bissiaggi, Michela De Grandis, poi Elisa Valtulini, Iana Milaschina e via via tutte le altre. Dunque Alessia Vigilia vince per quanto riguarda le junior, successo di Irene Cagnazzo della Racconigi Cycling Team, davanti a Romeo Lucia Brillante della Valcar Travel Service. Terzo posto per Alessia Zambelli della Isolmant Premac Vittoria. Prima di andare alle interviste vi possiamo dire che per quanto riguarda le campionesse regionali, la campionessa regionale Elite è Sara Casasola della Bort Win Zira Fambedo, mentre la campionessa regionale Under 23 è Sara Pellegrini del Club Corridonia. La maglia rosa passa sulle spalle di Beatrice Rossato della Premac Vittoria e poi naturalmente quando andremo a vedere il risultato della corsa di Offida vi elencheremo le altre maglie alla partenza. Adesso spazio alla vincitrice, spazio a coloro che hanno organizzato davvero una bella manifestazione. Alessia Vigilia si aggiudica la seconda frazione, la seconda prova del Giro delle Marche in rosa, quasi 80 km di fuga, sembrava lì per lì che stessi correndo per i traguardi volanti invece? Ma in realtà è stata una fuga non tanto cercata, cioè volevo provare a fare un po' di selezione, però non pensavo che potesse arrivare fino al traguardo la fuga, però poi le mie compagne hanno lavorato benissimo dietro per controllare la situazione e il vantaggio è cresciuto e quando mancavano due giri ho iniziato a crederci. Eppure sulla prima salita quelli che erano dietro avevano recuperato qualcosa di importante? Sì, avevano recuperato tanto, anche perché comunque io la stanchezza l'ho iniziata a sentire, però la squadra ha fatto sì che io non smettessi di crederci e se sono arrivata lì è anche grazie a loro. Dopo i mondiali di Glasgow questa vittoria cosa significa? Ma diciamo che mi fa ben sperare per gli europei che ci saranno a breve e voglio dimostrare di essere competitiva ancora nonostante comunque questa stagione sia stata tanto lunga e voglio comunque divertirmi fino alla fine di quest'anno con i colori della mia squadra. Sara Pellegrini, Club Corridonia, si aggiudica la maglia di campionessa regionale su strada Under 23 qui a Villa Musone, te l'aspettavi? No, perché ho avuto un grande stop e quindi ho fatto questa gara come me la sentivo, contenta di averla finita col gruppo per fare esperienza e fare sì, esperienza. Come giudichi questa frazione di oggi, la seconda del Giro delle Marche in rosa? Beh, molto dura, la salita faceva selezione, sì, è stata dura, poi sotto la pioggia, due giri, però i giri in pianura tranquilli. Ecco, questa maglia di campionessa regionale ti ricambia di tutti i sacrifici che hai effettuato questa stagione? Sì, decisamente è fortificante, soddisfacente dopo tutti i sacrifici. Vuoi dedicarla a qualcuno?
ai miei genitori, ai miei zii che mi seguono e mi accompagnano a tutte le gare e ovviamente a Orlando che mi ha dato questa possibilità. Sara Casasola, Born to Win Ziraf, si aggiudica la maglia di campionessa regionale Elite. Oggi è stata una gara davvero dura qui a Villa Musone, però questa maglia è sicuramente importante. Sì, oggi la gara è stata molto impegnativa, dura soprattutto sul finale. Sono molto felice di aver potuto prendere questa maglia che è di molto prestigio sia per me che per il team che ci sostiene tutto l'anno. Tra l'altro la gara era di casa perché appunto organizzava Roberto che abita qua vicino, quindi ancora più bello vincere così. Sei arrivata anche terza assoluta e questo è sicuramente un bel risultato. Sì, e anche perché è il primo podio che faccio su strada e farlo nella gara di casa è proprio speciale, sono molto felice per questo. E domani ad Offida? Domani speriamo, sarà dura, speriamo di avere buone gambe. Grazie. Cristian Anticaglia, l'assessore allo sport del comune di Loreto, oggi qui a Villa Musone, una bella manifestazione, questo consolidato ormai, questo Giro delle Marche di Rosa, seconda frazione, una bella tappa, una gran vincitrice che si è fatta quasi 80 km di fuga e tanto entusiasmo, tanta gente all'arrivo nonostante la pioggia. Buon pomeriggio a tutti, sì, questa per Villa Musone ormai è diventata una giornata fissa, da 3 anni si fa qui questa seconda tappa del Giro delle Marche in Rosa. In Rosa e approfitto per fare i complimenti a Roberto Baldoni per l'organizzazione perché è veramente impeccabile come ogni anno. Bellissima gara, grandissima vittoria in solitudine dopo 80 km di fuga se non sbaglio. Queste sono terre che da sempre nutrono una grande passione per il ciclismo e quindi accogliamo sempre queste manifestazioni con grande entusiasmo. Noi come amministrazione per quello che possiamo cerchiamo di dare sempre una mano agli organizzatori. Oggi dicevamo una bella gara, sono partite quasi 100 ragazze, segno evidente che anche il ciclismo femminile ormai si è consolidato a Villa Musone perché questa è un'altra occasione dove abbiamo visto all'opera le ragazze. Su questo non c'è alcun dubbio, tra l'altro tra le iscritte anche atlete importanti, ecco, che hanno partecipato a... Chi ha vinto ha partecipato agli ultimi mondiali. Azzurra, gli ultimi mondiali, infatti, quindi veramente per noi motivo di grande orgoglio. Come ti ripeto, crediamo molto nello sport, anzi approfitto per darvi una notizia, noi stiamo cercando per il 2025 di fare un grosso Loreto, un grosso regalo a Loreto e a tutte le Marche. È l'anno giubilare, Loreto sarà una grande protagonista dell'anno giubilare, stiamo cercando con l'organizzazione di riportare il Giro d'Italia a Loreto, sarebbe una cosa... Per noi un sogno e penso un grandissimo evento per tutte le Marche. Ci stiamo provando, non c'è ancora l'ufficialità, ma dall'altra parte sembra che i segnali siano positivi. Vediamo. A rappresentare la Federazione Ciclistica Italiana Comitato Regionale a Villa Musone nella seconda prova del Giro delle Marche in Rosa, il vicepresidente vicario Massimo Romanelli, anche perché quest'oggi si sono state assegnate anche le maglie di campione regionale Elite e Under 23. Sì, oggi verranno assegnate le maglie, sono state assegnate le maglie, per noi ovviamente è una soddisfazione perché non è per tutte le regioni scontato poter assegnare delle maglie Elite Under femminile su strada. Noi siamo orgogliosi di avere anche questa attività nella nostra regione, tra le tantissime altre che facciamo, segno che le Marche sono una regione che comunque in cui il ciclismo è rappresentato a 360 gradi e anche nella categoria Elite Under femminile su strada. La Born to Win è la società che organizza e che fa attività a questo livello, a livello ovviamente internazionale, parliamo di categorie internazionali, per cui faccio i complimenti a loro inizialmente innanzitutto per l'organizzazione di questo Giro delle Marche che ormai sono diversi anni che si presentano come una manifestazione molto importante a livello nazionale, una 3 giorni che si conclude poi con una classifica complessiva e assegna poi il titolo, insomma la maglia del maglia rosa. Che, la maglia rosa del Giro Marche, quindi è davvero una bella iniziativa che va avanti da qualche anno e di cui siamo molto, molto fieri e cerchiamo di supportare per l'organizzazione e per quanto già possibile, insomma. Oggi chi ha vinto qui a Villa Musone, fuga da altri tempi, quasi 80 km di fuga solitaria, sembrava una fuga per i traguardi volanti e invece si è trasformato in una bellissima vittoria in solitaria. Ma una bella impresa, davvero, davvero complimenti alla vigilia perché ha fatto davvero, davvero un numero, non era facile, il percorso non era banale, presentava anche dei tratti in salita in cui insomma un percorso completo in cui fare tutti questi chilometri di fuga vuol dire essere prima di tutto avere una grande gamba e aver dimostrato davvero una grandissima condizione, quindi complimenti. E dopo la tappa
Numero 2, quella di Villa Musone, arriviamo all'ultima frazione, la Offida Offida di 92 km e 800 metri. Siamo nella città del Tombolo per quanto riguarda la terza frazione del Giro delle Marche in rosa. L'organizzazione è affidata alla società Ciclo Amatori Offida del presidente Gianni Spaccasassi. Il direttore di corsa sarà ancora Michele Bravi, il vice Andrea Micheli. Ricordiamo le maglie conquistate ieri a Villa Musone, anzi lo ricorderemo più tardi perché oggi la gara, prima della gara ci sarà un minuto di raccoglimento in memoria di Gianfranco Nespeca, un ciclista amatoriale di Offida venuto a mancare nei giorni scorsi. Sono presenti ad Offida il sindaco Luigi Bassa, l'assessore allo sport Cristina Capriotti. Siamo alla riunione tecnica di questa gara che prevede al secondo, quarto e sesto passaggio il traguardo volante, al decimo, al dodicesimo, al quattordicesimo il GPM, eccolo il presidente della SCA Gianni Spaccasassi, che ha voluto portare il suo personale saluto alla manifestazione. Due segmenti da percorrere, il primo circuito di 6 km da ripetere 8 volte per 48 km, poi lo strappo, la salita dove ci sarà il GPM 7 volte per un totale di 44 km e 800 metri, il secondo segmento misura 6 km e 400 metri. Dunque ripartiamo con Beatrice Rossato in maglia rosa di leader della classifica generale, conquistata con il secondo posto ottenuto in quella di Villa Musone alle spalle della vigilia, che è riuscita con una grande fuga di altri tempi, 80 km di fuga, a conquistare il successo finale sotto la pioggia, che in questo momento della stagione sembra essere un optional, ma che abbiamo trovato proprio in quel di Villa Musone, dove c'è stata questa bellissima seconda frazione del Giro delle Marche in rosa. Al via troveremo con le maglie di campione regionale Elite Sara Casasola, Born to Win Zira Fabedo, e con la maglia di campione regionale Under 23 anche Sara Pellegrini del Club Corridogna. Presentazione delle squadre nel frattempo, e noi andiamo a vedere quali sono le classifiche per quanto riguarda la maglia rosa indossata da Beatrice Rossato della Isolmant Premac Vittoria. Questa intanto è la maglia verde, la maglia blu sarà indossata da Alessia Vigilia della Fassa Bortolo, mentre per quanto riguarda la maglia bianca sarà sulle spalle di Irene Cagnazzo della Racconigi Cycling Team, la maglia gialla invece sulle spalle della spagnola, visto che vale straniera, Ainhoa Moreno Ossovski della Aroma Italia Basso Baiano. Queste le maglie, abbiamo detto, vediamo se manca qualche maglia. Manca la maglia azzurra, abbiamo detto, la maglia blu che è indossata da Alessia Vigilia. Dunque eccole le maglie che abbiamo citato, comprese le campionesse regionali. Tra poco si parte, arriva anche il gruppo per quanto concerne la partenza di questa terza e ultima frazione del Giro delle Marche in rosa. Il saluto dei componenti della SCA Offida, direttore di corsa Michele Bravi, vice direttore di corsa Andrea Micheli. È stato osservato il minuto di raccoglimento in memoria di Gianfranco Nespeca, ciclista amatoriale di Offida. Esposto il cartello dei 15 giri al termine, Gianni Spaccasassi abbassa la bandierina a scacchi ed è il via anche per quanto riguarda l'ultima frazione della Giro delle Marche in rosa, sesta edizione. Vedremo quali spunti potrà darci questa manifestazione. Abbiamo detto il primo segmento più per i cacciatori di traguardi volanti, il secondo invece per passisti scalatori pronti con la salita pronta a fare la differenza. Qui siamo a 13 giri dal termine, nulla da segnalare fino a questo momento, a parte i traguardi volanti, che sono stati il primo traguardo volante che è stato l'appannaggio di Contarini davanti a Bonzanini e San Filippo. Prova a nascere una fuga nell'occasione, vediamo se c'è costrutto. Vediamo la maglia rosa nelle prime posizioni del gruppo allungato all'uscita di Offida dopo il passaggio sotto il traguardo posto nei pressi del Bambinopoli, come era successo anche ai campionati del mondo junior e agli europei. Gruppo allungato, al via sono 95 atlete quest'oggi ed è davvero un bellissimo spettacolo, soprattutto in questo momento quando si volta per raggiungere il tratto in discesa per poi risalire verso la zona arrivo a Contagiri verso Offida. Giriamo in questo istante, siamo a 11 giri dal termine, dunque questo è il quarto giro.
si passa in questo istante, si transita, avete visto sempre la Contarini davanti a sfruttare i traguardi volanti, poi la Bonzanini e la Pisciali, sempre gruppo sostanzialmente compatto anche se qualcuno perde le ruote. Adesso il gruppo occupa tutta la sede stradale, vediamo se ci sarà qualche azione degna di nota in questo frangente, dubito perché la natura è molto alta e non concede gli scatti. Vediamo la campionessa regionale, la dorsale numero 11, Sara Casasola, Born to Win, Ziraf Ambedo, e la maglia rosa nella pancia del gruppo in questa situazione. L'inquadratura per Adriano Spinozzi, servizio radio informazioni, ancora traguardo volante, il terzo di giornata ai meno 9, traguardo volante ai meno 9, ancora ad appannaggio di Contarini che vince anche il terzo traguardo volante davanti a Bonzanini e alla Pisciali, gruppo compatto. Tra poco lasceremo il segmento più semplice per entrare in quello più difficile dove ci sarà la salita e assisteremo anche al primo traguardo volante, al primo GPM di giornata che consegnerà punti preziosi per la classifica della maglia blu. Ancora una bella inquadratura da parte di Mauro Mancini per quanto riguarda il gruppo compatto. In questa situazione giriamo nuovamente con la Contarini adesso che si mantiene in ultima posizione dopo aver vinto tutte e tre le volate e ha conquistato la maglia verde del traguardo volante. Intanto in atto un tentativo d'attacco davanti le maglie della formazione di casa, quella della Born to Win Ziraf Ambedo, si gira per risalire verso Offida in questa ultima frazione del Giro delle Marche in Rosa, sesta edizione e organizzazione della parte della Born to Win e della SCA Offida, la classica bicicletta di Offida che da anni campeggia in questa situazione. Siamo a 8 giri dal termine al contagiri e siamo al primo passaggio adesso sul muro. Siamo al primo passaggio sul muro e vediamo le atlete che si impegnano. Abbiamo visto anche Sara Casasola nelle prime posizioni al passaggio al GPM Vigilia davanti a Casasola e a Rossato e vediamo l'impegno, ce ne vuole tanto, non è facile su questo passaggio mantenere le posizioni. Non è facile mantenere le posizioni, vediamo cosa ci dirà la corsa con qualcuna che perde decisamente contatto proprio da quella che è la testa della corsa. Vedremo poi dopo questa inquadratura quale sarà la situazione. Si sgretola il gruppo, rimangono al comando una trentina di atlete rispetto al gruppo iniziale. Si fraziona il gruppo di testa, sono 25-30 atleti al comando, la Casasola, ecco vediamo la maglia rosa che sta arrivando in questo momento, maglia rosa che arriva di gran lunga per cercare di evitare qualsiasi inconveniente, maglia rosa che non si fida e quindi se continua a essere nelle prime parti del gruppo Beatrice Rossato della Isolmant Premac Vittoria, l'atleta di Bassano del Grappa. Va forte, molto forte anche Sara Casasola, Born to Win Ziraf Ambedo, davanti a fare l'andatura è il dorsale 68 in questo momento, dunque situazione molto molto fluida della gara. Si sale ancora verso il muro di Offida, attenzione qui nel muro. Siamo a meno 6, siamo al passaggio al Gran Premio della Montagna, anche la maglia gialla, la spagnola perde contatto, siamo al passaggio sul muro, sul GPM con Valtulini nelle prime posizioni, vediamo un attimo quello che accade, se si frazionerà ancora di più il gruppo di testa. Ecco che girano, le migliori girano in questo istante, le altre rimangono dietro, frazionamento che è avvenuto ancora una volta, ora saranno una venticinquina le atlete rimaste al comando, all'interno del gruppo di testa c'è la maglia rosa alla Rossato e dunque si scende ancora per ritornare verso Fida, Gaetano Gazzoli e Laura Hoffman, eccola la maglia rosa dorsale 42, quella di Beatrice Rossato che ha conquistato la maglia dopo la tappa di Villa Musone. Risaliamo verso Fida con la prima parte del gruppo sostanzialmente compatta e vediamo davanti a fare l'andatura l'atleta con il dorsale 69, si tratta di Chiara Righini della Top Girl Fassa Bortolo,
alle sue spalle una sua compagna di squadra, la top girl Fassa Bortolo, che adesso ha assunto il comando delle operazioni anche la vigilia all'interno di questo gruppo. Siamo a 5 giri dal termine, si scatena la bagarra ancora sul muro con la Casasola sempre presente, e vediamo il passaggio, si sgretola ancora di più il gruppo di testa. Abbiamo visto la maglia rosa di Beatrice Rossato all'interno di questo gruppo, poi le maglie rosa della Valcar e delle altre formazioni. Vedremo cosa accadrà da qui in avanti per quanto riguarda questa seconda parte, questo secondo segmento della gara di Offida, in netta difficoltà. Adesso vediamo la spagnola in maglia gialla, questa con il dorsale 25, un'altra atleta che sta cercando di recuperare le posizioni, era Fanny Bonini della Roma Italia Basso Vaiano. Presso rientrano sul gruppo le due ragazze che erano rimaste attardate. Nel frattempo si scatena la bagarre in testa e si forma un drappello di 5 unità. Attenzione, 5 ragazze vanno al comando, sono Missiaggia, Segato, Valtulini, Foligno e San Filippo. Queste sono le prime 5 al comando, gruppo guidato dal numero 15 Elisa Valtulini, poi troviamo Alessia Foligno con il numero 20, Martina San Filippo del team Mendelsbeck con il numero 56, poi troviamo all'interno anche Gaia Segato, Alessia Missiaggia, e vedremo naturalmente al passaggio cosa succederà. Siamo a 4 giri dal termine per le 5 atlete al comando: Missiaggia, Segato, Valtulini, Foligno e San Filippo. Vantaggio aumenta nei confronti delle più immediate inseguitrici. Il gruppo inseguitore è segnalato a 30 secondi, si scollina in questo istante con il quintetto al comando. Eccolo il quintetto al comando, arriva un atleta dietro, dovrebbe essere la Pepoli della Isolmant Premac Vittoria. Eccola che sta salendo da sola, e poi dietro troviamo il gruppo ancora più attardato rispetto alle atlete che hanno già scollinato al Gran Premio della Montagna. Ripetiamo: Missiaggia, Segato, Valtulini, Foligno e San Filippo. Eccolo il gruppo, arriva adesso, c'è anche la Casasola nelle prime posizioni del gruppo, che abbiamo visto anche la maglia rosa di Beatrice Rossato, la maglia bianca. Le maglie ci sono oramai quasi tutte, e noi torniamo su quella che è la testa della corsa. Attenzione, 5 al comando, vediamo, perché dietro era segnalata oro in forte recupero, la maglia è quella della Mendelsbeck. Vediamo se l'inquadratura si allarga, quante ne sono, perché questo è il gruppo e queste sono le prime 5 al comando. Le prime 5 al comando, ricordiamo: Missiaggia, Segato, Valtulini, Foligno e San Filippo. Chiude proprio la San Filippo, siamo al passaggio ad Offida, tra poco affronteremo nuovamente il muro con le 5 al comando. Stiamo salendo ancora sul muro di Offida, le 5 al comando aumentano quello che è il loro vantaggio. Dal gruppo è fuoriuscita oro, attenzione, è fuoriuscita oro della Mendelsbeck, come dicevamo, e vedremo se questa ragazza riuscirà a colmare il gap rispetto alle 5 ragazze che sono al comando: Elisa Valtulini, GB Junior Team Piemonte, Alessia Foligno, H2O Manhattan, poi troviamo Martina San Filippo Team Mendelsbeck, poi per la Top Girl Fassa Bortolo Gaia Segato e Alessia Missiaggia. Questa è la situazione al comando, queste le 5 al comando. Vediamo se al passaggio riusciamo a vedere, no, non riusciamo a vedere se oro sta chiudendo. Intanto fa l'elastico la San Filippo, che sta aspettando l'arrivo proprio di oro, ovvero sia Angela Oro del team Mendelsbeck. Le altre danno i cambi regolari mentre siamo nuovamente sul muro con le 5 atlete al comando: Elisa Valtulini, Alessia Foligno, poi troviamo Martina San Filippo, Gaia Segato e Alessia Missiaggia. Il vantaggio è all'incirca di un minuto rispetto al gruppo, ma tra il gruppo e queste 5 sta rinvenendo molto forte Angela Oro del team Mendelsbeck. Eccola qui, Angela Oro, team Mendelsbeck, sta cercando di riportarsi sulla testa della corsa. Intanto il Gran Premio della Montagna in questa occasione è stato l'appannaggio della Valtulini davanti alla Missiaggia e alla Segato. Eccola Angela Oro che sta arrivando alle spalle delle 5 al comando. Questo è il gruppo che gira in questo istante. Angela Oro, team Mendelsbeck, con un'azione solitaria sta cercando di tornare sulla testa della corsa per raggiungere le 5 ragazze al comando. Qui siamo con il gruppo nel tratto in leggera discesa,
gruppo che per il momento non sembra sprecare più di tante energie per tornare su quella che è la testa della corsa, dove troviamo 5 atlete ma forse anche 6, perché sta arrivando da dietro molto forte Angela Oro del team Mendelsbeck. Eccola qui Angela Oro, vediamo il ritardo rispetto a quella che è la testa della corsa. Eccola qui la testa della corsa, sono sempre in 5, mentre Martina Sanfilippo aspetta la sua compagna di squadra che sta per completare il gap. Siamo al suono della campana, rientra in questo istante Angela Oro, ultimo giro con 6 atlete al comando: Baltulini, Foligno, Oro, Sanfilippo, Segato e Missiaggia. Queste sono le 6 atlete al comando al suono della campana. Siamo sull'ultimo strappo e poi andremo verso quello che è l'arrivo. Siamo sull'ultimo strappo. Oro con una bella azione ha completato il suo rientro, è stata molto brava l'atleta della Mendelsbeck. Abbiamo scollinato in questo momento, scolliniamo proprio adesso e attacchiamo adesso il tratto in leggero falso piano con le 6 al comando e con il gruppo che all'attacco dell'ultimo giro ha un ritardo importante rispetto alla testa della corsa. Davanti a fare l'andatura adesso Martina Sanfilippo, poi col numero 20 troviamo Alessia Foligno, con il 74 vediamo inquadrata Alessia Missiaggia. Il gruppo addirittura ci dicono ha un ritardo di un primo e 30 secondi, questa è la situazione. 6 al comando che si avvicinano all'arrivo di Offida, gruppo segnalato con un ritardo di un primo e 30 secondi, questa è la situazione. Saliamo per l'ultima volta verso la zona traguardo con delle 6 atlete alla comando: Angela Oro, Alessia Missiaggia, Alessia Foligno, Gaia Segato, Elisa Baltolini e Martina Sanfilippo. Sarà una volata dunque a ranghi ridotti per quanto riguarda le 6 atlete alla comando. Parte in questo momento la volata da lontano, sono le maglie della Mendelsbeck davanti. Vediamo quella di Angela Oro, è quella di Angela Oro, volata di testa la sua, di forza e di testa va a vincere Angela Oro, team Mendelsbeck in 2 ore e 33 minuti alla media di 35.294. Questo è il gruppo regalato da Vigilia. Secondo posto per Alessia Missiaggia, Top Girl Fassabortolo. Terzo per Alessia Foligno, H2O Manhattan. Quarto per Gaia Segato, Top Girl Fassabortolo. Elisa Valtulini al quinto posto. Sesto per Martina Sanfilippo. Alessia Vigilia ha regolato il gruppo che è giunto con un ritardo di 30 secondi. Classifica junior, vittoria per Alessia Zambelli della Isolmant Premac Vittoria davanti ad Irene Cagnazzo e Sara Luccon. Per quanto riguarda le maglie, in conclusione, vince il Giro delle Marche in rosa Beatrice Rossato Isolmant Premac Vittoria, l'atleta di Bassano del Grappa. La maglia bianca di miglior giovane va ad Alessia Zambelli della Isolmant Premac Vittoria. La maglia blu della Gran Premio della Montagna ad Alessia Vigilia, Top Girl Fassabortolo. La maglia verde della classifica per i traguardi volanti a Elena Contarin, H2O Manhattan, mentre la maglia gialla, miglior atleta straniera, ad Eliska Krasniskova della Born to Win Ziraf Ambedo. Angela Oro, team Mendelsbeck, si aggiudica la terza e ultima frazione del Giro delle Marche in rosa da Offida a Offida. Allora, a un certo punto sono andate via in 5, tu da dietro sei partita dal gruppo da sola, sei riuscita a colmare il gap, rientrando proprio al suono della campana, poi? E poi niente, ho aspettato là, sperando di fare la volata, e devo ringraziare la mia compagna di squadra Martina, che era già presente nella fuga e che mi ha aspettato non dando i cambi, ecco. Contenta, soddisfatta, vincere Offida è sempre importante considerando che qui si sono svolti mondiali europei anche di una certa entità. Sono contentissima e non me l'aspettavo per niente, anche perché è la mia prima vittoria della categoria e la prima vittoria anche di quest'anno, quindi sono troppo contenta e anche stupita delle mie performance. Ti sei divertita in questo Giro delle Marche in rosa? Certo, moltissimo, le frazioni erano tutte bellissime, anche quella di ieri, però quella di Offida è sempre spettacolare ogni anno. Grazie a 2 secondi posti, Beatrice Rossato conquista la 6ª edizione del Giro delle Marche in rosa, dopo la bella prova a cronometro di Recanati, ieri seconda a Villa Musone, oggi è rimasta nel gruppo, ha controllato. Com'è andata?
Sì, allora diciamo che il secondo posto nella cronometro è stato un po' inaspettato, anche se sapevo comunque di star bene. Nella seconda tappa ho cercato di fare al meglio, insomma, per difendere quanto avevo fatto, e oggi era tutto sulle nostre spalle, dovevamo solamente difendere la maglia e ce l'abbiamo fatta, abbiamo portato a casa la vittoria al Giro delle Marche. Oggi avete lasciato andare anche via la fuga, anche perché avete controllato a distanza. Sì, esatto, sono stati momenti un po' difficili perché lì si giocava sempre, insomma, era un gioco di punteggi, però dai, ce l'abbiamo fatta e siamo riusciti a vincere. Contenta, soddisfatta? Sì, contentissima, e sicuramente un pensiero va al nostro direttore sportivo che non ci seguiva a distanza, però avevamo, insomma, un grande supporto da parte di tutto quanto lo staff che è venuto con noi. Ti vuoi ringraziare oltre al direttore sportivo, lo staff e le compagne di squadra? Direi anche i miei genitori, che anche loro hanno saltato questa trasferta per vari impegni e quindi mi seguivano sempre anche loro, hanno sofferto anche loro con me anche se non erano qui oggi. Sindaco di Offida Luigi Massa, si è concluso il Giro delle Marche in rosa, l'appuntamento settembrino ma di un'estate ancora molto intensa qui ad Offida, una bella manifestazione, 100 atlete al via, una tre giorni intensa insieme a Recanati, Villa Musone e Loreto, e quindi anche quest'anno il ciclismo al femminile ha fatto colpo ad Offida. Sì, è un bel circuito di tre giorni, circuiti che prendono borghi importanti. Offida è molto lieta di continuare ad essere parte di questa bellissima iniziativa, l'abbiamo detto anche negli anni, il ciclismo femminile ha necessità, no, di essere conosciuto, perché ci sono ragazze, famiglie che ci si impegnano, è una passione purtroppo a livello nazionale ancora poco riconosciuto rispetto ai colleghi uomini e il ciclismo in generale rispetto a tanti altri sport, quindi è assolutamente importante. Il ciclismo è uno sport che fa anche socialità buona, dico io, perché si sono viste, no, le famiglie degli atleti, i ragazzini, e quindi è una bella giornata di sport che si è svolta ancora una volta ad Offida senza grossi disagi, perché l'organizzazione della Born to Win, della nostra società ciclistica amatori Offida, è come al solito perfetta, puntuale, straordinaria, dico io, perché non è semplice, e quindi sono soddisfatto, siamo soddisfatti. Offida ha vissuto un'altra bella giornata di sport. Ecco, sempre a fianco alla scala il presidente Gianni Spaccasassi, una società che ha saputo portare Offida nel mondo. Sì, beh, insomma, è noto, no? Negli anni grandi sono state le iniziative che appunto la SCA è riuscita ad organizzare, lo fa in maniera con spirito volontaristico. Il presidente Spaccasassi guida una squadra di volontari che sono straordinari, dedicano tempo in maniera proprio spassionata a questa loro passione. Ed è un pezzetto che fa comunque un puzzle che aiuta a comprendere un'Offida che anche nello sport si afferma. Cristina Capriotti, l'assessore allo sport del comune di Offida, si è chiuso questo Giro delle Marche in rosa, la terza frazione qui ad Offida, come sempre oramai è diventato un avvenimento importante, il mondo delle due ruote ad Offida è sempre particolarmente sentito, e anche oggi l'ho dimostrato con il tanto pubblico e con una gara incerta fino all'ultimo metro. È vero, c'è stata una bellissima partecipazione, questo ormai è un appuntamento imbancabile con il quale andiamo a chiudere gli eventi sportivi della stagione estiva. Noi siamo molto contenti di ospitare ogni anno la finale di questo importante Giro delle Marche in rosa, e permettimi un ringraziamento alla Born to Win, alla SCA di Offida, perché poi l'organizzazione è fondamentale affinché un evento possa dirsi, insomma, realizzato proprio a regola d'arte, quindi siamo molto felici. Possiamo dire che il Giro delle Marche in rosa è diventato anche attrazione, quindi turismo importante per far conoscere al meglio Offida? Assolutamente, il binomio turismo-sport rappresentano un connubio vincente, lo vediamo appunto dal numeroso pubblico che ogni anno viene a trovarci. Cosa bolle in pendola per gli anni futuri? State lavorando insieme a Gianni Spaccasassi? Io mi auguro che, ecco, questo Giro delle Marche in rosa, e quindi la settima edizione, perché poi l'anno prossimo sarà la settima edizione, possa confermare Offida sempre nella tappa finale, e mi auguro che poi insomma si possano organizzare altre competizioni come Gianni questa. Spaccasassi, presidente della società ciclamatori Offida, si è chiusa anche questa sesta edizione del Giro delle Marche in rosa, bellissima gara. Una ragazza che ha vinto rientrando sulla fuga da sola, partendo dal gruppo, una bella organizzazione, una giornata prettamente estiva, insomma una tre giorni che ancora una volta ha messo a risalto le due realtà che sono amiche a livello di ciclismo femminile come la SCA e la Born to Win.
Sì, collaboriamo ormai da qualche anno, è una collaborazione che va molto bene, ci stimiamo reciprocamente, ci abbiamo insieme sia la squadra che facciamo questa gara qui. La gara è stata bella, ha vinto una ragazza e quest'anno si è messa già in evidenza e per noi quello è importante, per l'organizzatore soprattutto, da tutto liscio, non si è fatto male a nessuno, siamo più che contenti. Il sindaco vi ha elogiato, l'assessore ha fatto la stessa cosa, continueremo ancora con il Giro delle Marche in Rosa o bolle in pendola qualcosa? Scusandomi per la rima. No, il Giro delle Marche in Rosa è confermato, poi vedremo perché adesso è presto per fare i programmi, dobbiamo ancora valutare un po' alcune cose. Scao Fida che è stata, ricordiamolo anche ai nostri telespettatori, partner del Gran Premio Capodarco, anzi collaboratrice importante del Gran Premio Capodarco, insomma il Gran Premio Capodarco è stato organizzato dal gruppo ciclistico Capodarco, comunità di Capodarco e dalla Scao Fida e questo è anche un vanto per una società che ha proposto nel corso degli anni manifestazioni importantissime. Sì, il Gran Premio Capodarco è una delle gare più importanti d'Italia, è l'unica gara internazionale delle Marche e dobbiamo fare di tutto per preservarla e quindi se possiamo dare una mano facciamo volentieri. E adesso cosa bolle in pentola, Gianni? Ma adesso non sappiamo, sicuramente rinnoveremo la partnership con Born to Win cercando di rafforzare la squadra e poi vedremo, parleremo anche con Gaetano per Capodarco, cerchiamo di dare una mano un po' dove ce lo chiedono, ecco. Infine, dopo una giornata come questa, dopo una 3 giorni come questa, ti ringraziare. Io ringrazio innanzitutto l'amministrazione comunale, il sindaco Cristina Capriotti, l'assessore che è molto molto collaborativa, è uno dei migliori assessori con cui ho collaborato in tanti anni. E poi dopo tutti i ragazzi ci hanno dato una mano, li chiamo ragazzi ma diciamo, sono tutti ultra settantenni che stanno con noi da tanti tanti anni e sono bravissimi, sanno quello che devono fare, per me è facilissimo.